Ragazze, allora, oggi ho deciso di fare un tutorial, era da un po' che non facevo un tutorial vero e proprio, ma ho ricevuto alcuni prodotti di Maybelline, tra cui la nuova palette The Nudes, e sapete che io mi trucco sempre sui toni del marrone, lo vedete anche voi, i trucchi che faccio, bene o male, sono sempre neutri, perché secondo me sono quelli che mi stanno meglio, che comunque fanno sempre risaltare di più la bellezza in ogni persona. Il trucco che vi ho fatto vedere è comunque sui toni neutri, però è bello intenso, quindi anche da usare la sera. È già la seconda volta che ricreo questo look con questi quattro colori che ho usato, poi vedrete tutto nel tutorial e a me piace molto, non so. Fatemi invece sapere giù nei commenti quali sono i look che voi preferite, neutri, non neutri, nude. Vi mando un bacione grandissimo e vi lascio al video, ciao! Inizio stendendo una base opaca per uniformare completamente la mia palpebra mobile e come primo ombretto applico un marrone freddo opaco per iniziare la mia graduazione di sfumatura. E poi continuo applicando il marrone più scuro per intensificare sempre di più la sfumatura. Continuo poi applicando una base luminosa che fisserò con un ombretto shimmer super brillantinoso color panna. E come ultimo tocco nella piega applico un po' di nero senza esagerare, sfumandolo sempre benissimo per rendere sempre lo sguardo più intenso, per creare dimensione. Ovviamente per incorniciare lo sguardo applico l'ombretto marrone anche nella rima inferiore dell'occhio. Come mascara uso il nuovo Ciglia Sensazionali di Maybelline e lo applico in abbondanza sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Come ultima cosa per finire il look occhi riempio le mie sopracciglia e uso il Brossatin che trovo geniale perché da una parte ha la matita per ridisegnare le sopracciglia, dall'altra invece l'ombretto per creare la sfumatura nella parte iniziale delle sopracciglia, creare appunto un effetto un po' più naturale e sfumato, e dato che sono una maniaca delle sopracciglia le definisco ulteriormente con un po' di ombretto opaco, matte, chiaro, infine un po' di blush pescato e un gloss nude. E il mio look è completo e finito. Come vi ho detto è un look nude semplice, adatto per un'occasione un po' più sofisticata, un po' più sbarazzina. Spero che questo trucco vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere giù nei commenti, lasciatemi un pollice su, non lo so, fatemi sapere quali sono i trucchi che amate di più. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao bellezze!